Ciao ragazzi, ebbene sì, la Juventus Under 9 ha vinto il torneo internazionale Pasqua ad Ischia. Ovviamente giocato ad Ischia. Faccio questo video non perché ogni volta che la Juve Under vince un torneo, insomma, non è che faccio un video ogni torneo che vincono le giovanili, a meno che non siano quelli prestigiosi, più importanti. Però ci tenevo a fare questo perché l'Under 9, dopo aver vinto la Titis Cup neanche una settimana fa, vince un secondo torneo, anche questo internazionale. Vi leggo praticamente i tuoi risultati: ha battuto nel girone iniziale il Maliseti 10-1, poi ha battuto lo Juvignac, squadra francese, sinceramente però non la conoscevo prima, 6-0, ed è entrata nel girone finale da prima, dove ha battuto la Sampdoria 7-1 e la Roma 1-0. Ora, il torneo era da 12 squadre. Come avete visto c'erano Roma, Sampdoria, eccetera, 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 insomma c'erano squadre abbastanza importanti. Ma ripeto, mi interessava valorizzare quello che l'Under 9 sta facendo, perché ricordiamo la Titis Cup vinta, qui vinto, e adesso partiranno per Amsterdam, dove ci sarà la Future Cup, che parteciperà sia l'Under 9 che credo l'Under 14, se non ricordo male, quindi insomma, un torneo anche quello per l'Under 14 è veramente una Champions, perché non ci sono altri tornei importanti come la Future Cup. E per l'Under 9 è un torneo sicuramente prestigioso, anche se credo che la Titis Cup per l'Under 11 e l'Under 9 era la coppa, forse il torneo più importante a livello internazionale in questo momento. E sottolineo appunto questo Under 9 che vince anche il torneo internazionale Pasqua Ischia, insomma. Continua a portare a casa trofei e quindi è sicuramente una situazione positiva per questa squadra. Contrariamente in questo momento al momento dell'Under 15, che al torneo We Love Football non è riuscita, perché ha fatto un punto solo in tre partite, quindi sicuramente non un risultato felice, mentre l'Under 16 ha vinto 4-1 col Borgaro alla prima partita del Maggioni Lighi, quindi vedremo come andrà, se andrà avanti. Ecco, quello è un torneo sicuramente anche abbastanza storico e importante, cioè dagli anni 70, quindi è un torneo sicuramente molto molto prestigioso. Bene ragazzi, allora io ho finito qua questo video, era un video veloce per complimentarmi con l'Under 9 che ha vinto il secondo torneo in pochissimo tempo. Ecco, mi sembrava giusto farlo proprio per questa continuità di risultati che questa squadra sta ottenendo. Quindi complimenti a tutti i ragazzi dell'Under 9 e della Juve. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!